ragazzi, bentornati sul canale di Andrea Loretti. Qua mi conosco anche le eccezioni, classe 1944, ospite d'onore del PPL Horror Festival che si tiene a Livorno in questo preciso momento. Non nulla, come? Dicendo l'asta, la nascita, l'anno, è dato, dico, si vede, so io. Allora, lei è una regista cardine del cinema, personalmente parlando anche molto importante per quanto riguarda la mia crescita. Io fino a certa età adolescenziale ero quello che a Livorno si considera puntare un pifone con il sapevo che prima o poi questa cosa doveva finire e decisi di guardare i primi film horror che dicevo da ovviamente uno ma paura era Demoni e l'altro Zombie e no perché tutto quello che sono io oggi è stato grazie all'introduzione grazie ai vostri film perché Demoni l'ha fatto Demoni l'ha fatto da piccolo e comunque lo trovo un film di grandissimo intrattenimento anche oggi e a riguardo le cose se potevo dirle una domandina com'è nato? I demoni. Vabbè, l'idea di demoni nasce da... io ho collaborato tante volte con Dario Gento come aiuto regista, poi come ce l'ho fatto il regista per conto mio con altri produttori, però con Dario ero rimasto sempre molto in amicizia, ci vediamo parecchie volte, e una sera mi disse ma perché non mi porti qualcosa da leggere? Devo che continuare io a fare il lavoro, facciamo bene le cose solide che può dire Dario Gento, mi fa molto piacere. E dunque ci pensai su, se tra le storie che avevo, le idee, le cose, e chiamai anche Dardano Sacchetti, che era uno scienziatore che aveva collaborato sia con me con Dario, Dardano mi chiede da leggere un trittico, che era di un film episodi di tre episodi. Io sapevo che il trittico non è che mi andava a me e ne sono sicuro che Dario non piace, però siccome devo dire la verità non sapevo per cosa ma quel qualcosa mi aveva colpito da quella storiella perché sì. Sarebbe passate erano quattro pagine e lo feci leggere a Dario e Dario mi disse ma c'è la storia di mezzo del trittico che se ci pensiamo un attimo mi sembra molto bella e potrebbe fare un film, si potrebbe fare un film, la storia era quella che poi diventa Demoni, nel senso degli spettatori, dei ragazzi, della gente va al cinema e quello che succede sul film comincia a succedere in sala. Questo è in 20 parole. E una la verità, è una curiosità mia. Come mai Hamburgo come città? No, Hamburgo, Hamburgo è Demoni 2, è Demoni Berlino, Berlino perché a quei tempi era una città incastrata dal nord e sud, che c'era il muro che a noi faceva molta impressione e quindi era un momentino il simbolo del passaggio da un potere a un altro e com'è il passaggio dei demoni da... allora, te la porto in un altro modo, sì. I demoni sono negativi o sono positivi? Allora ti ho spiegato un po' di più. No, cazzo, me lo chiedevo più caro perché con tante città... Io so coi demoni. Ma quello sicuramente mi ci ripeto anch'io adesso. Quanta gente andrebbe demonizzata, fatta diventare demoni? Infatti poi era l'idea poi mentre la scrivevamo doveva essere poi che abbiamo capito mano a mano, avevamo già pensato un numero 2 e un numero 3 come abbiamo fatto con il numero 2, ma il numero 3 è stato fatto in maniera differente ma non è. E, diciamo il numero 1 i demoni escono dallo schermo, perché quante cose vedendo il film in cinema non è che insegna e non deve insegnare, perché è un piacere, però quante cose cattive uno prende dallo schermo, senza fare i bacchettoni, così tra noi. Nel secondo quante cose cattive escono dal televisore, poi il terzo doveva essere quante cose cattive possono uscire dai libri, un po' il nostro intento. A proposito di libri, lei ha scritto un libro di certo, sì, è come romanzo, un romanzo. Come sta? Ma il libro è andato benino, chi è riuscito a leggerlo è piaciuto, il libro si chiama Solo per noi vampiri,
titolo stesso dice qualcosa che vuol dire qualche, però è una storia molto moderna tra le altre cose, è una storia di due ragazze. Non ha avuto un grandissimo successo perché la distribuzione non è stata capillare, nel senso che il distributore, la casa editrice è Profondo Rosso, quella di Pozzi, però il distributore è fallito mentre il libro ce l'avevano già loro, quindi è successo un momentino che si è fermato nella consegna delle copie, quindi non è stato distribuito da nessuno. Parlando di approcci alla regia, al mondo del cinema, anche per quelli, per i ragazzi, insomma, le nuove leve, diciamo, del cinema, lei dopo diverse collaborazioni, cioè diversi lavori con suo padre, ha esordito alla regia con un film che è stato molto apprezzato dalla critica, soprattutto perché si curava di quell'aspetto atmosferico, che insomma l'atmosfera in sé generale del film, io la penso in modo diverso. La critica aveva un debito con mio padre, che l'avevano sempre trattato male, tanto mi ricordava che al figlio almeno l'hanno trattato meno peggio, questo te lo dico. Però come ricorda lei questo periodo, l'opera prima, diciamo, il primo film alla regina? Ma io me lo ricordo, guarda, proprio perché per i giovani in questo momento io lo racconto sempre come quello che forse oggi è difficile che avvenga, perché prima cosa io pensavo, avrei voluto sorridere e pensavo che ci sarebbe stato qualche produttore di quelli di mio padre che avrebbe fatto prima cosa o qualche cosa. Mi telefona un giorno Antonio Avati, che è il fratello di Giulio Avati, che era stato un mio secondo aiuto in un film 3-4 anni prima, mi dice perché l'ambiente non si era trovato in ufficio, poi dubitavo anche, avevo collaborato con lui già in pubblicità, e dice non ci viene a trovare con lui. E mentre mi ricordo che da casa mia andavo all'appuntamento attraversando un ponte di Roma e non stavo dall'altra parte, pensavo, ma in fondo a me un film con Bubi che non recita, mi interessa, mi farebbe piacere farlo, soprattutto per capire tante cose. Arrivare all'ufficio loro, entro nell'ufficio di Bubi, c'era Bubi e Antonio, e Bubi mi fa leggere due 10 righe di un strappate, ritagliate da un giornale americano, e mi dice questa è una storia vera, una donna che teneva nel frigorifero la testa dell'amante morto. Carina, insomma, una cosa interessante. Appunto questa cosa qua, dico ma sì, ma perché me la fai leggere a me? C'è un film che devi fare a te, e a me dammi il copione quando è pronto, lo so io. No, perché me lo devi fare a te? Ah, io mi misi a ridere pensando che erano quelle cose un po' che... Allora, per ridere, ma non era per ridere, e cominciamo a buttare giù questa idea in quattro. Era Gandos che scriveva, Antonio, Bubi e io parlavamo la mattina, Gandos scriveva il pomeriggio, e in 5-6 giorni abbiamo fatto 20 pagine da portare a leggere la distribuzione che era la Medusa, quella che ancora non di Berlusconi. Medusa. No, Titano sarà tempo. Io nel mentre andai a rigirare con Dario una scena di Inferno negli Stati Uniti, che avevamo già girato a maggio, questo era settembre, però era sera ligato al negativo e la rassicurazione ci aveva dato la possibilità di rigirarla. Mentre stavo a New York, quindi 10-15 giorni dopo, mi telefono Antonio Avati che mi dice Lamberto, la Medusa ha accettato, facciamo il film. Tornai dopo la settimana che siamo stati negli Stati Uniti, mettiamo a scrivere in altri 15 giorni, 20 giorni, 4, sempre la sceneggiatura, io 2 mesi dopo sono andato a girare. Quelle cose che si raccontano, poi mi dici come hai fatto? Io, no, è così, è successo. E lei che consigli darebbe alle persone che vorrebbero come lei approcciarsi, diciamo, iniziare? E tu sei stato al nord, non stavi il mio workshop qui, no, fatto stamattina, ecco, mi hanno fatto una domanda del genere. E io ho risposto, se tu hai un'idea e ci credi, devi crederci fino in fondo, con le unghie, con i denti e con tutta la tua passione. Secondo lei un cinema diverso è possibile? Da quale? Da quello che c'è adesso in umanità, un ritorno a... Sai, vecchio, nuovo, ci sono dei cicli, ci sono delle epoche, c'è la storia, no? E la storia è fatta da cicli, non lo so,
spero di sì. La speranza ce l'ho. La ringrazio finalmente per il tempo trascorso insieme, per avermi dedicato un grande onore. A presto. Grazie. Grazie mille.